lì veramente è stato molto di Robertiano, nonostante qualcuno abbia detto che ha rinnegato De Roberto, perché non ha rinnegato l'anima di De Roberto. Il film è molto forte, ma ce lo aspettavamo, perché è un film anche dove è sottesa una denuncia, no? Di carattere politico. I miei allievi nell'incontro gli avevano chiesto espressamente se lì aveva pensato più a un film di politica oppure a un film di cultura, e lei aveva un po' mediato dicendo che chiaramente c'era questo intento anche politico. Certo che è un film forte che a questo punto non solo ci lascia riflettere, ma ci induce a guardare il futuro anche con un certo pessimismo, perché la figura, scusami Alessandro, ma la figura più importante per me è quella del padre, che rappresenta il potere. Il potere che esplica attraverso la famiglia. Scusi, ma la domanda qual è? Sì. È una lezione, sì. Esplica attraverso la famiglia e che poi si riversa praticamente sul figlio, perché il figlio poi in fondo impara questo insegnamento, no? Diventa spregiudicato quanto il padre. E allora noi siamo figli di quel potere, di quella generazione, è vero? Allora, ci induce a guardare al futuro con pessimismo? Questa è la domanda. Guardi, dunque, intanto voglio dire una cosa, che quella battuta nel film, i giornalisti sono la razza più fettosa che sia mai stata al mondo, che io non condivido solo parzialmente, è abbastanza illuminante, perché io ho letto in questi giorni, su questo film, delle cose sconcertanti. Cioè, uno lo accusa di essere troppo politico, l'altro dice no, ma non c'entra niente la politica, si parla solo di una storia d'amore. Poi un altro dice una storia profondamente anticlericale, poi ho letto l'Avvenire che dice giustamente che è una storia profondamente religiosa, non è anticlericale. Per cui sono un po' spiazzato. Però per quello che lei dice del pessimismo, io non sono assolutamente d'accordo. Cioè, secondo me, forse il romanzo aveva un po' di più pessimista di me, anche perché De Roberto vedeva delle cose che non erano proprio illuminanti. Io invece ritengo un film molto, molto, come dire, io del resto faccio solo film di speranza alla fine, perché credo che uno non debba pagare 7 euro, uscire depresso e magari andarsi pure a suicidare perché ha visto una cosa tristissima. Io credo che questo film sia profondamente positivo, perché bisogna intendersi che cos'è la positività. Cioè, secondo me è una radiografia di un corpo malato e positiva. Invece il medico che mi dice no, guarda che lei sta bene e poi dopo un poco crepo, non mi curo, non è positivo. Ora, fare una radiografia impietosa del paese come questa è un gesto positivo, un gesto d'amore nei confronti del mio paese, e quindi per me è un film molto positivo. Spero che i suoi ragazzi lo leggano come me. Sì. Guarda, sono Paolo Butturini, volevo chiedere due cose. Una a Faenza: nel film le elite intellettuali non esistono perché coincidono col potere. Nel Novecento invece le elite intellettuali hanno svolto un certo una certa funzione. Ecco, volevo capire, secondo anche il cast al completo che vuole rispondere, qual è secondo il regista e il cast la funzione dell'intellettuale oggi? Prima domanda. E seconda, quali sono i riferimenti? Io ho visto molti riferimenti pittorici in questo film. Ne cito uno solo, che è la deposizione di Giovannino, che sembra il Cristo del Mantegna. Vedete? Quindi volevo capire se c'erano altri riferimenti complessivi di natura pittorica. La prima non so rispondere, quindi no. E la seconda, beh sì, abbiamo fatto una ricerca, del resto noi abbiamo una grande tradizione di direttori della fotografia. Il mio Calvesi è uno particolarmente attento proprio alla ricerca, diciamo, dell'immagine pittorica. Ma ci siamo ispirati soprattutto al barocco, quindi una certa opulenza. E poi siccome il barocco catanese non è come l'altro barocco, è nero, è cupo, abbiamo poi, dopo che abbiamo girato, usato un procedimento di laboratorio per rendere tutto un po' più bianco e nero, cioè togliere il colore e tirare fuori il bianco e nero. Per la citazione di Mantegna è assolutamente appropriata. Bene, io penso che... Ah beh sì, lui è un intellettuale. Una domanda per Sebastiano Lo Monaco, che...
è tua sorella, dai. Lei esprime attraverso il suo personaggio, insomma, una delle battute più significative del film. Destra e sinistra non significano niente. Ma mica l'ho scritta io. Però, nel senso, è una delle frasi che rimarrà più impressa del film. E io, è quella che farà più parlare. Se può darci una sua riflessione su queste parole così forti. Io ho detto una battuta scritta dai sceneggiatori, che ne so quello che significa, io non sono un attore. No? Perché gli attori devono essere scambiati per intellettuali, per esempio? Lei mi fa una domanda. Io, Faenza mi ha detto, destra, sinistra, oramai sono la stessa cosa, l'importante no, è governare e comandare. No, ha detto di dirlo, era scritta nella sceneggiatura. Io l'ho detta benissimo perché un grande, guarda, io perché sono un grande attore di teatro e i grandi attori, una delle grandi delle caratteristiche dei grandi attori è essere profondamente ignoranti e della più grande è l'ignoranza dell'attore, più grande è la sua espressività. C'era la Bonaria, sì, no, è vero. Allora, mi metto vicino a Prezioso perché vi faccio capire la differenza. Prezioso è avvocato, eh? No, perché Prezioso, guardate la bellezza. No, non è uno sfottimento, non è un'ironia, perché questa cosa non l'ho detta io, ma vede, il massimo che io le posso fare è posso raccontare degli aneddoti, perché non è che ho letto i libri. Per esempio, ecco, faccio notare come può essere grande un attore. Non ho letto il Vice Re. Eppure si capisce che l'ho letto, no, o meglio che so quello che dico, ma non so quello che dico, lo so perché ho letto la sceneggiatura, perché c'è, ed è vero, io l'ho detto prima di questa cosa, che è la prima volta che mi chiamano. Sebastiano, se non volevi dire destra-sinistra va bene, cioè, No, la prima volta che mi chiamano per un ruolo, c'è qui nella... in questa cartellina un mio breve curriculum cinematografico, ma è la prima volta che mi chiamano per un ruolo importante in cinema. Registi di cinema, produttori di cinema non sanno che esistono gli attori. Non ho detto non sanno che esistono gli attori di teatro, ho detto non sanno che esistono gli attori, perché usano della gente che... Vabbè, la sfilata di buona, sai che significa qualcosa di più profondo, perché tu hai studiato, hai fatto le scuole alte, io no. Volevo dire una cosa, l'ha detta Salvo Randone, diceva questo, io non capisco, c'è una biografia di Salvo Randone, io non capisco perché siamo nello stesso film, Mastroianni piglia 30 milioni e io ne piglio 5, questa è la differenza. Lui. Facendo nelle scuole, vorrei sapere che lavoro state facendo con le scuole. Guarda, noi abbiamo sempre tentato con i nostri film di entrare in un mondo che all'inizio non è molto recettivo nei confronti di un certo tipo di cinema. Io ho cominciato con Iona, che visse nella balena a frequentare le scuole, poi Comprendi Milanima e poi abbiamo fatto un'esperienza veramente straordinaria con Alla luce del sole, che è stato visto da oltre 450.000 ragazzi nelle scuole. Ma non visto nelle scuole, quindi proprio portati al cinema a vederlo. Ecco, stiamo tentando di fare un lavoro di questo genere. Abbiamo chiesto al Ministero della Pubblica Istruzione di aiutarci in questa avventura e vorremmo riuscire a entrare appunto negli ambiti scolastici, primo per far conoscere un autore ingiustamente sconosciuto e secondo per metterli così, mettere i ragazzi a confronto con un tipo di cinema che all'inizio non è proprio quello che loro sceglierebbero e che però una volta che tu riesci a farglielo vedere ti rendi conto di quanto è importante un lavoro di questo genere. Io penso, dico sempre una cosa che non mi sembra sciocca e che però la penso veramente profondamente, dico questo, che lo Stato italiano spende ogni giorno milioni di euro per educare i ragazzi nelle scuole, poi ne spende di più nel pomeriggio e la sera per diseducarli con una certa televisione. Ecco, sto cercando di fare nel mio piccolo qualcosa in questo senso.